L'analisi della partita è affidata a Greco, che ha giocato un tempo e mezzo nel doppio ruolo di mezzala e di regista davanti alla difesa, mentre i tifosi grigiorossi attendevano i propri beniamini fuori dallo spogliatoio per selfie e autografi. Un modo per conoscere i nuovi arrivati e per salutare i protagonisti della scorsa stagione e augurare a tutti un buon campionato. Mi dispiace un po' aver perso, anche se poi lasciano il tempo che trovano queste partite, però dispiace perdere un po' così all'ultimo minuto dopo aver fatto tanta fatica. Però credo che abbiamo fatto bene per quello che è la nostra condizione in questo momento. C'è bisogno di lavorare ovviamente perché siamo solamente all'inizio, però siamo soddisfatti per il lavoro che stiamo svolgendo da due settimane a questa parte. Siamo sulla buona strada e cercheremo anche già da sabato di migliorare ancora alcune cose, ma credo che sia normale fare un po' di fatica in questo momento. Ecco, il mister, parlando della partita domenica scorsa con i giornalisti, aveva detto c'è forse da migliorare un pochino la fase difensiva, oggi sicuramente meglio. Sì, anche perché ci hanno un po' costretto anche loro, visto che è una squadra di qualità, loro sicuramente faranno molto bene quest'anno. E sì, c'è da migliorare un po' in tutto, siamo una squadra nuova, sta cercando di capire cosa vuole il mister sia in fase difensiva che in fase offensiva. C'è tanto da lavorare e da migliorare perché siamo all'inizio, ma è normale, però siamo abbastanza soddisfatti per quello che stiamo facendo. Ecco, il tuo doppio ruolo, invece diamo un commento anche su quello, anche se comunque sei un giocatore d'esperienza, per cui dove il mister ti mette tu sai come muoverti. Sì, ormai anche quando ce l'ho avuto in precedenza a Verona il mister mi ha utilizzato in più ruoli. L'anno scorso ho fatto sempre il vertice basso, però nella mia carriera ho fatto sempre la mezzala, quindi non ho nessun tipo di problema a ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Un'ultima battuta sui giovani, voi sicuramente sarete d'esempio, ci sono dei ragazzi di qualità in questa formazione. Sì, sono tanti ragazzi bravi, la differenza la farà la loro voglia di cercare di fare qualcosa di importante nella loro carriera, la motivazione che avranno durante la settimana, durante gli allenamenti, e sicuramente noi più grandi dovremmo essere da esempio per quello che sono gli atteggiamenti giusti. Poi dipenderà ovviamente da loro quello che vogliono fare da grandi.